Antonino è titolare di un negozio di specialità tipiche nel centro di Roma, in una delle zone più turistiche della capitale. Fino a che non è arrivato Covid e l'incubo è tornato. Sì, perché per anni Tonino è stato vittima di estorsori e usurai, ma l'aveva superata. Accetta di parlarci a condizione che non lo riprendiamo in volto. C'è ancora un procedimento penale in corso, dice, e queste persone mi fanno ancora paura. Per superare la crisi ha trasformato il negozio in alimentari. Fortunatamente, perché ci ha consentito di andare avanti, però il fatturato era già calato prima, adesso con il coronavirus è calato dell'80%, quindi consideri che noi avevamo 4 dipendenti e poi siamo ridotti a 2, adesso 1, ma di questo passo non riusciamo nemmeno a pagare l'unico dipendente che ci è rimasto. Tra l'altro ogni giorno si presentano delle persone che vogliono approfittare del momento di crisi per comprare il negozio, ogni giorno ci offrono del denaro pur di lasciare il locale a 4 soldi. Purtroppo è considerato un soggetto a rischio, come tale non può essere ammesso al credito bancario. Quindi per forza di cosa ci rimane o usurai oppure gli aiuti dello Stato. Il caso di Tonino non è isolato. Secondo il Viminale, durante i 2 mesi di lockdown, i reati predatori contro il patrimonio sono scesi del 66%, ad eccezione del reato di usura, che cresce invece del 9%. Di questo passo, lamenta Confcommercio, il 50% delle attività potrebbe non riaprire neppure dopo l'allentamento delle misure di contenimento. Gli errori sono stati quelli di pensare di aiutare le attività commerciali o comunque le partite IVA con i prestiti. In realtà non si può chiedere alla banca di fare ciò che è contro legge o quello che non può fare per statuto. Andava in realtà impostato in modo completamente diverso l'aiuto. Come ad esempio il fondo di 400.000 euro messo in campo nei giorni scorsi dalla Regione Lazio. È un aiuto diretto ed è un fondo perduto fatto proprio per quelle persone che avevano già problemi prima del Covid, cioè per le vittime dell'usura, le vittime dell'estorsione, le famiglie sovraindebitate. Ed è uno strumento che sarà efficacissimo perché va a sfidare l'usura proprio sul suo terreno, che è quella della prontezza, della liquidità e dell'immediatezza dell'aiuto. Solo l'ambulatorio antiusura ha registrato un aumento delle richieste di aiuto legate al Covid pari al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra 4 mesi, se non arrivano aiuti immediati, il danno sarà irreparabile, perché noi avremo consegnato pezzi importanti della economia di questo paese a criminali che non aspettano altro. Oltre alle imprese, anche le famiglie sono in difficoltà a causa dei debiti e della contrazione dei redditi. Da settimane le cronache ci restituiscono le immagini di lunghe file di persone di fronte agli sportelli del Banco dei Pegni. Qui siamo a Roma, davanti allo storico edificio del Monte di Pietà. Sono le 8 del mattino e la gente è già in coda. Non persone povere o disagiate, ma pensionati, commercianti e liberi professionisti, tutti in cerca di liquidità. È un sistema che funziona, secondo lei? Quando una c'è l'emergenza che ti servono del contanti, sì. Il sistema è semplice e immediato. In 15 minuti si può ottenere un prestito impegnando oggetti di qualunque tipo, soprattutto ori e gioielli. Per legge noi possiamo erogare esclusivamente a privati, però vediamo che arriva anche qualche piccolo imprenditore che per esempio ha un negozio o un bar, per variegati motivi, o perché gli è finita la liquidità e deve aspettare la possibilità di aprire il suo negozio, oppure perché deve fare qualche investimento, non so, comprare le divisorie di plexiglass e cose così, e ha bisogno per qualche mese, fino a quando non riprende ad avere fatturato, ha bisogno di un prestito ponte, e il nostro si presta molto bene per questa situazione. Sta aumentando questa tipologia di cliente? Sì, ho appena guardato adesso, cioè ogni giorno abbiamo un aumento rispetto al giorno precedente del 10% di frequenza di clienti che arrivano alle nostre filiali. Nata nel 2018 dalla cessione del ramo Pegni di Unicredit alla casa d'aste austriaca Doroteum, Affide è oggi leader europea di settore, con 270 milioni di prestiti e 350.000 contratti all'attivo. Il valore medio di ogni prestito è di 800 euro, pari ai 2/3 del valore stimato del bene, ma è possibile accedere a prestiti anche di soli 50 euro. Questa forma di prestito ha un grosso vantaggio rispetto a altre forme di prestito bancario. Tu non sei debitore come cliente, tu lasci il tuo oggetto e rispondi esclusivamente con questo oggetto. Se il cliente non viene a riscattarlo, noi per legge dobbiamo venderlo all'asta, e se noi dovessimo ricavare dall'asta meno di quello che ci deve il cliente, è un problema nostro.
Se invece richiaviamo di più di quello che il cliente ci deve, il sopravanzo che viene realizzato è di proprietà del cliente. E per chi un oggetto di valore da impegnare non ce l'ha, la Caritas, da sempre vicina ai più fragili e vulnerabili, avverte. Sicuramente qui l'onda d'urto deve ancora arrivare. Ovunque riscontriamo fragilità, vulnerabilità, mancanze, non sufficienze, non disponibilità di liquidità, fatica, timori, non riaprirò, non mi conviene. Il polverone è molto alto. Nelle prossime 2 settimane vedremo con più chiarezza, perché lunedì è iniziata la fase 2, in realtà nel sociale è la fase 0. Diminuiranno le disuguaglianze dopo questa pandemia? Viviamo di speranza.